perché poi voglio dire, passiamo da una struttura criticata, sulla quale ci sono ampie polemiche, i cui risultati non sono stati spesso in linea con quelle che erano le aspettative dei cittadini, per entrare in un'altra struttura che è un po' più grande, ma le cui caratteristiche, a mio modesto parere, ma ripeto, a mio modestissimo parere, non ha poi delle caratteristiche profondamente diverse. Lei ha parlato appunto di questa sinergia che deve esserci tra i vari soggetti, certo. Quindi il privato, il pubblico e poi anche il cittadino. Cosa significa per la CSA ricercare la soddisfazione del cliente utente che poi è cittadino? Sì, anzitutto una ottima domanda: qual è la nostra mission? La nostra mission, io ho cercato di disegnarla nell'arco di questi 2 anni, sembrerebbe strano, ma la politica è così. Oggi io mi trovavo a gestire una realtà la cui formazione ed informazione era piuttosto modesta, voglio dire, da uomo di marketing quale sono, mi sono subito impegnato nel cercare di capire qual è la nostra missione, dove dobbiamo arrivare, o soprattutto quali sono la domanda latente del cittadino che non è soddisfatto. Allora, il cittadino in primis, a mio parere, vuole che la città venga pulita come si deve, prima di tutto. Poi l'aspetto economico, pur importante, perché è chiaro, in un periodo di crisi come questo, sostenere dei costi tariffari esosi è sempre un grave problema. Però sicuramente, prima ancora del problema economico, il cittadino vuole che accanto al servizio, accanto al pagamento della tariffa, poi esosa o non esosa, venga reso un servizio all'altezza. E quindi è stato questo il mio compito principale. Cioè, in questi 2 anni io non ho potuto, con la bacchetta magica, stravolgere gli equilibri di questa società, stravolgere anche un famoso, si diceva, piano industriale per così instradare nuovi percorsi virtuosi. Il mio principale e modesto intervento è stato quello di dire: interveniamo in ogni caso, in ogni criticità dove il cittadino lamenta un disservizio. Allora noi dobbiamo correggere fortemente tutti i disservizi e cercare di allinearci a quelle che sono le esigenze. Un lavoro veramente complesso, perché ripeto, noi passiamo da una esperienza che abbiamo ereditato della Centro Salento Ambiente, dove questa attenzione nei confronti del servizio, delle aspettative del cittadino non sempre veniva tenuta in considerazione. Un po' perché c'era anche una certa, chi amministrava la società era scoraggiato anche da una serie di polemiche, a volte anche non sempre vere. Bene, e ci avviamo verso la fine di questa chiacchierata con il presidente del Centro Salento Ambiente, dottor Antonio De Matteis. Ma prima di chiudere, una domanda che poi si può tramutare tranquillamente anche in un messaggio che il presidente può inviare ai cittadini. Intanto la domanda è questa: si è creata in un certo momento una contrapposizione tra utenti consumer, utilizziamo questo termine, quindi civili abitazioni, e clienti business, quelli che avevano delle aziende, che avevano le partite IVA. Questa contrapposizione, chi pagava di più, chi pagava di meno, accontentiamo gli uni più che gli altri, ma comunque una cosa è certa, non si è capito chiaramente alla fine come si è chiusa la vicenda. Allora Presidente, se ci vuole lei dare un'informazione più chiara e poi alla fine dare magari anche un messaggio ai cittadini di come questa società vuole intendere finire questa ultima parte di esperienza. Sì, allora intanto c'è stata questa querelle, tra virgolette, fra il cittadino e il popolo delle partite IVA, quanto fra le intenzioni della politica di voler tenere in forte considerazione i cittadini rispetto alle partite IVA o viceversa. Ma fondamentalmente il principio base su cui si fonda poi
diciamo, il tributo, nel caso specifico appunto della tassa sui rifiuti solidi urbani, e che è il principio che diceva anche Rocchi: chi inquina paga. E bisogna dire che grande parte delle imprese sono responsabili, non dico, non faccio adesso un'accusa generalizzata, dico che esistono, forse grande parte anche un po' esagerato, però esistono molte imprese che non fanno il loro dovere, che inquinano seriamente, perché spesso nei cassonetti troviamo gomme del gommista che non fa che non conferisce appunto questo rifiuto come previsto per legge agli enti che si devono occupare di questo smaltimento, oppure per esempio gli oli di risulta, per non parlare poi dei rifiuti tossici che spesso troviamo in discariche a cielo aperto nelle immediate vicinanze della città, in particolare dei Ethernet, il problema dell'amianto. Ma io parlo anche proprio di rifiuti tossici, di industriali. Allora, bene, io dico che in questa fase occorre partire dal presupposto che le imprese sicuramente hanno, attraverso un momento difficile, vale per tutte le imprese, poi vogliamo dire anche le attività professionali che si sentono particolarmente vessate pur non producendo granché di rifiuti. Bene, loro hanno le loro piene ragioni. Fra l'altro io sono un imprenditore e so perfettamente quali sono le nostre esigenze, conosco il periodo di crisi che attraversa l'economia e che coinvolge purtroppo tutte quante le attività. È vero che nei confronti delle attività commerciali, attività artigianali, industriali, dei professionisti, occorre riporre un'attenzione maggiore per far sì che vengano attenuati, appunto, venga attenuato il carico di questa tariffa. Però è pur vero che bisogna, accanto ad una politica che tenda ad attenuare determinati costi, perché sono indubbiamente sbilanciati, le nostre imprese pagano molto di più che in provincia, io l'ho verificato, l'ho appurato, perché facendo una statistica in tutti i paesi, anche nel lato 2, la tassazione delle imprese è sicuramente importante nella città di Gradina rispetto alle imprese del lato 2. Però è anche vero, io dico, che accanto ad un'azione che tenda a venire incontro a certe esigenze, così come è stato fatto quest'anno con quella percentuale del 2% circa che è stata passata ad attenuare i costi della tariffa delle partite IVA, occorre però anche una maggiore vigilanza, una più serrata azione, ripeto, di vigilanza, perché vengano scongiurati questi pericoli, perché poi è chiaro che se la Sergenza Salente Ambiente si deve occupare di raccogliere i rifiuti e sostenere un costo importante che poi viene girato a carico dell'utente, ebbene, se accanto a questi costi si debbono anche sopportare costi di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi che la società deve raccogliere perché non possono stazionare lì a causa di qualche malintenzionato o di chi non vuole fare il contrattino con la società che si occupa dello smaltimento corretto di questi rifiuti, bene, questi problemi poi vengono a gravare ulteriormente e in maniera indifferente sia al popolo delle partite IVA che anche al privato cittadino. Quindi l'attenzione deve essere, da un lato, nella direzione di attenuare il carico tariffario nei confronti delle partite IVA, e questo processo già l'abbiamo iniziato e lo porteremo avanti. Dall'altro però bisogna poi scoraggiare, attraverso un'azione di vigilanza, questi fenomeni appunto di inciviltà, fondamentalmente. Ringraziamo il dottor Antonio De Matteis, presidente del Centro Salento Ambiente. Ovviamente noi vigileremo anche alle promesse che questa sera ci ha fatto, quindi fine anno gli utenti avranno, quindi a gennaio ci saranno i bilancini, inizierà la raccolta differenziata nel Rione Italia, e ovviamente più vigilanza sul territorio affinché i rifiuti speciali vengano conferiti
nelle apposite dagli appositi enti deputati alla raccolta. Grazie. Grazie a voi.